Carmen è davvero forte, discute con il figlio Alessandro perché deve mettere il navigatore, perché è uguale ai kiwi, se no si perde, capito? Allora, accendi il suo navigatore per piacere, parlante gentilmente. No, ma guarda, ti spiego, non serve il navigatore perché io ci vado sempre qua. Quindi, ho detto, però... metti il navigatore, non mi fa dannare, l'ultima volta a destra manca, non si è capito dove mi hai portato. Ma... dopo 3 ore e mezza, mettimi il navigatore, ma è inutile, parlante. Ma è inutile il navigatore, ma ti ho detto che ci vado sempre. Ti ho detto che la mente deve essere allenata sempre e comunque, quindi metti il navigatore. Ma che c'entra? Mangi i kiwi? Ma che c'entra i kiwi? Mangi perché devi essere sempre allenata, almeno quello ti dici gira a destra, a sinistra. Ma che cosa fai come ti pare? Accendi. Ah, metto, no. Guarda, metto il navigatore, ti fa solo per fatte sta zitta, eh. Vai, per favore. Parlante? Però non parla, l'hai messo, non parla. Sul percorso più veloce nonostante il traffico più intenso del solito. Siamo più tranquilli. Mamma, l'ha tolto il suono però, eh. No, Ale, non si fa così. Dai, ti prego, no, Ma no, mi fai dannare, metti sto navigatore, per favore. Almeno ti dice, gira a destra, gira dritto. Ma perché me lo devi dire? Ma lo vedo, ma perché me lo deve dire se lo vedo? Lo vedo qua nel display. Come ti pare? Accendi il navigatore. Basta. Per la disperazione Alessandro accende il navigatore. Beh, giusto Alessandro, è uguale ai kiwi, perché sennò altrimenti non dice destra e sinistra.